la mia situazione era un po' più complicata e invece sono andato in ritiro, io mi sono comportato bene, mi sono sempre allenato con impegno come tutti i miei compagni e probabilmente il mister ha visto questo, ha visto altre cose e mi ha dato questa opportunità, quindi lo devo ringraziare lui e anche la società. E speriamo sia un passo importante per il mio futuro. Io so che tu vuoi restare, l'ha detto più di una volta, ma Ballardini che ti ha detto? Potrà restare Baroglio alla Lazio? No, io col mister ho parlato per adesso soltanto di cose legate alla squadra, però già il fatto che comunque mi abbia impiegato da titolare vuol dire che per oggi ha avuto la mia fiducia, ha avuto la fiducia in me, quindi io devo solo ringraziarlo e basta. Ecco, tu hai detto questa sera ti ha dato quello spazio importante, esame superato per Roberto Baroglio stasera. Sono partito un attimino frenato, soprattutto i primi 5 minuti, poi ho fatto quello che mi aveva chiesto lui, rimanere davanti alla difesa perché loro giocavano con il trequartista che in quel momento era Stankovic e poi visto che Stankovic è stato sostituito, quindi vuol dire che il mio l'ho fatto, lui non ha fatto grandi cose, quindi io ho fatto una buona gara, quello che potevo fare anche perché io ho una settimana in meno rispetto ai miei compagni di ritiro, quindi però è andata bene, l'importante sinceramente a parte i singoli era la vittoria e quello che conta. L'ultimissima poi per me è finita, quante percentuali dà Roberto Baroglio che possa restare alla Lazio? Ma le percentuali non lo so perché io sì, la mia parola può contare, però decideremo con la società, deciderà l'allenatore con la società, io spererei di rimanere, però insomma non spetta solo a me. Io continuo ad impegnarmi come ho fatto e a comportarmi da professionista come ho sempre fatto anche negli anni precedenti. L'ultima domanda è proprio per Roberto Baroglio, un giocatore che ha vissuto un po' di difficoltà nella Lazio, invece con Ballardini sembra avere nuovo spazio. È vero, è un giocatore che piace all'allenatore, poi da qui alla fine del mercato poi vediamo di prendere una decisione definitiva.